La piazza è sempre stato il centro nevralgico della vita cittadina, il cuore pulsante ed energico della città, sia dal punto di vista politico, dal punto di vista civile, quindi, ma anche dal punto di vista ovviamente religioso, perché è qui che si trova il Duomo e quindi è qui che la comunità poteva raccogliersi e pregare il proprio vescovo, San Geminiano. Piazza Grande è da sempre il cuore pulsante della città, splendidamente incorniciata dal Duomo, dalla Torre Ghirlandina e dal porticato del Palazzo Comunale, simboli storici della comunità. Qui ha regnato per secoli il potere spirituale temporale. Dai gradini della magnifica Porta Regia o dall'alto della ringhiera del Palazzo Comunale si sono dettate le regole e i valori della vita sociale. La piazza era il luogo dove si amministrava la giustizia. Vi avvenivano le esecuzioni capitali ed erano inflitte le pene ai colpevoli. Anche oggi, sin dall'epoca medievale, la piazza è considerata come tale e quindi vengono allestite qua manifestazioni sportive, eventi musicali, concerti, iniziative di rievocazioni storiche. Pertanto si può dire che c'è una lunga linea del tempo che ha portato la piazza dal Medioevo sino ad oggi ad essere il cuore della città di Modena. Nell'abside del Duomo sono ancora incise le misure della pertica, del braccio, della tegola, del mattone, a garanzia dell'onestà dei commerci in piazza. Queste erano le misure ufficiali, quindi quando nascevano delle controversie legate alla corretta misura durante i giorni di mercato, i modenesi sapevano che potevano recarsi qui e che quelle murate nell'abside maggiore erano le vere misure, quelle ufficiali. A garanzia della correttezza degli scambi commerciali, nel Medioevo esisteva un ufficio della buona stima, il cui simbolo pare fosse una statuetta raffigurante una donna, detta dai modenesi la Bonesma, cioè la Bonissima, ancora oggi presente all'angolo della piazza che incrocia via Castellaro. Non tutti però concordano sul significato di questa raffigurazione. La statuetta, alta circa 130 cm, rappresenta una donna vestita con una tunica doppia, con i capelli raccolti in una treccia, che sorregge tra le mani oggetti non ben identificati. Per chi considera la Bonissima il simbolo dell'ufficio della buona stima, pare sorregga nella mano sinistra una bilancia, emblema appunto della giustizia. Le cronache riportano anche un'altra versione sulle origini della statua. Sì, presume che in realtà questa Bonissima fosse una signora che visse nel 300, una ricca nobildonna modenese che un bel giorno decise di fare uno scherzo ai suoi concittadini e quindi insieme ad alcuni suoi collaboratori si travestì da povera mendicante. Infatti vedete anche i vestiti di questa signora assomigliano a vestiti poveri e andò a mendicare porta a porta chiedendo qualcosa da mangiare. Cosa accadde? Che i ricchi non le diedero nulla, mentre le persone più povere cercarono di aiutarla come possibile e infatti le fecero dono di una mela. Alla fine lei si svelò e fece una grandissima festa in Piazza Grande quando invitò tutti quanti i suoi amici ricchi, però i veri invitati d'onore erano i poveri che l'avevano aiutata. Questa piccola statua resta sempre uno dei simboli della città. Questo enorme masso di marmo veronese è qui da sempre, probabilmente resto della costruzione del Duomo di Modena. Questo masso è un altro dei simboli della città, infatti probabilmente su questa pietra salivano tutti coloro che dovevano fare delle declamazioni ed è per questo motivo che la pietra si chiama pietra ringadora, dal fatto che appunto venisse usata per arringare. Però probabilmente su questa pietra venivano anche portati tutti i debitori insolventi che potevano ovviare al fatto di non avere pagato il loro debito facendo tre giri intorno alla pietra e appoggiandosi sopra con le natiche scoperte. Sopra la pietra però era sempre stato messo preventivamente un acido che andava a corrodere le natiche di queste persone.